È stato fatto un comitato dei cittadini, hanno fatto le riunioni, le risposte sono zero. Un'altra domenica, un altro incendio, ancora un rischio che si va a complicare in un ambito che già ha altre sue peculiarità, che sono comunque anche queste negative. Cioè, l'ambiente non si deve... Come? Ma no, non solo io, diciamo 70 aziende che stanno in questo comprensorio avevano costituito allora un comitato dei cittadini per andare a sensibilizzare sull'area del Molinaccio, che è un'area che deve avere un'attenzione particolare. In questo momento avevamo pensato che, con tutte le assicurazioni che ci avevano dato, sia dal punto di vista prefettizio, sia dal punto di vista comunale, che non ha competenze specifiche. Sia dal residente lavora qua? Io sono residente e ci lavoro. Quindi avevamo attivato, diciamo, una serie di sensibilizzazioni con tutti i soggetti che abitano in questi comprensori, perché evidentemente è ovvio che questa è una cosa che si è ripetuta, è ormai la quinta volta. Cioè, ragazzi, cioè, se non vogliamo prendere atto di queste cose... Quinta sì, volta? Io credo di sì, perché io adesso non so, quelli più piccoli, anche piccole manomissioni, ma c'erano state gli anni passati. Sempre la stessa azienda? Qui la Bioli, certo. Ora, l'ultimo evento, è stato un evento effettivamente di un impatto molto importante. Questo io non lo so, io sono ritornato adesso, mi avevano avvertito, stavamo in vacanza. Dice, sta prendendo fuoco un'altra volta Biondi, siccome abbiamo la comunità di qua, siamo venuti a vedere. Però avevamo fatto una lettera di sensibilizzazione per le problematiche della zona e avevamo segnalato anche la necessità di mettere le mani qui sia per i volumi che nel tempo sono stati decuplicati rispetto a quelli che erano le necessità, tant'è che c'erano delle problematiche di ritiro, ma questioni che non riguardano noi, cioè se l'autorizzano noi in buona fede diciamo benissimo, accettiamo il fatto che chi di competenza ha valutato e verificato, però voglio dire, gli incrementi di volumi, la modifica delle varie autorizzazioni per i codici CER che consentono di poter fare l'attività, io non sindaco sul fatto che possano esserci possibilità diciamo così, di cose che vengono anche extra questa attività. Però un'allocazione di questo tipo, una volta qui c'era la campagna, qui, voi non lo sapete, qui non c'era nulla. E faceva la raccolta di ferro. Poi sono incrementati i business, sono incrementate le situazioni per quanto riguarda l'evoluzione aziendale. Qui ci sono state diverse traversie che l'azienda nel tempo ha operato e quindi oggi è stata... Oggi c'è un altro gruppo proprietario e benissimo, però le attività che vengono fatte qui, a nostro modo di vedere, devono garantire i cittadini e i lavoratori che lavorano qui. Cioè, non è più possibile fare, sa, perché siamo sotto soglia, ma sotto soglia di che? Cioè il sotto soglia dei 10 mg litro di tetracloritirene che c'è nella zona, unito polveri sottili che entro certi limiti però li può sopportare, ma sommiamole tutte queste cose. Se pensiamo che l'ambiente è asettico, c'è solo una cosa, o solo una cosa, o solo un'altra cosa, è un conto. Se si tratta invece di una questione che l'ambiente è una cosa che più tu lo maneggi, più tu lo alteri, più l'antropizzazione gli crea sti problemi, e poi ci sono questioni di questa natura, che evidentemente sta roba qui, questa ricade da qualche parte. Io sono passato a Gubbio, e da Gubbio, quando si riscende, che è una posizione ottimale, c'è un coneo che vede tutta la vallata, si vedeva il picco, io non sapevo che era questo, no? E un fungo grandissimo che si spandeva sia nella zona verso Assisi, da lì la prospettiva sembrava così, e verso Torgiano, quindi quel coneo di diffusione. Poi mi ha chiamato mio padre, che è evidentemente preoccupato del fatto, dice, ma guarda, sei lì, ma com'è, come non è? E dico, guarda, no, io sono ancora lassù, quindi qui non sono venuto. Però ti fanno cadere le braccia queste cose, perché è intervenuta la commissione antimafia, è intervenuta tutta una serie di riunioni che si sono fatte qui proprio per spiegare che sa com'è, però qui fa adesso questa la vedremo, mitigheremo. Ma mitigheremo che cosa? Cioè, stiamo parlando ormai, è l'ennesima volta. Questo è un territorio che ha bisogno di maggiore attenzione. Gli indici, le particolarità, tutte le cose che si stanno facendo in questo momento si sono dimostrate completamente insufficienti. Quindi i soggetti che stanno all'ufficio regionale, mi riferisco al dirigente che rilascia AU eccetera eccetera, andare ad effettuare un'analisi effettiva, magari dandola a soggetti terzi, veramente effettivamente terzi, rispetto alle procedure, le verificassero, ci venissero a dire qualcosa. Noi ci abitiamo, respiriamo qui tutti i giorni. Più di questo non possiamo fare, lo vedremo soltanto in maniera posta, ma gli effetti della nostra situazione. E questa è una cosa inaccettabile. Grazie.